con te e con la tua ospite che rappresenta un altro interessante punto di vista di quello del movimento che ha in questo momento, come è noto, il maggior numero di favori potenziali elettorali nel nostro paese. A te la linea. Allora sì, con me c'è Marta Grande del Movimento 5 Stelle, è un deputato del Movimento 5 Stelle ed è membro della Commissione Esteri della Camera e quindi ha seguito e sta seguendo con particolare attenzione. Allora, il Movimento 5 Stelle però non si è veramente pronunciato, dichiarazioni pro Clinton, pro Trump, non si capisce bene per chi tifiate. Ricordo soltanto una dichiarazione di Alessandro Di Battista recente che diceva: ah, io preferisco che vinca, fatti il nome della candidata che insomma di cui neanche si parla, del Green Party. E volevo sapere che cosa ne pensa lei. Ma la nostra è stata in realtà una scelta, quella di non schierarci né con la Clinton né con Trump. Chiaramente l'Italia e quindi anche il Movimento 5 Stelle accetterà il nuovo Presidente degli Stati Uniti, auspichiamo che le relazioni rimangano buone. Chiaramente entrambi i Presidenti hanno dei programmi, quindi delle politiche essere molto diverse tra di loro, perlomeno sulla carta, perlomeno appunto sul programma. E appunto, quindi qual è quella che vi convince di più? Ma sono entrambe diverse, entrambe hanno lati positivi e negativi, però non vogliamo schierarci in questo contesto di tifo perché non ha assolutamente senso. In base al presidente che vincerà saranno gli americani a sceglierlo. In base a quello noi ci comporteremo e lavoreremo appunto in base alle proposte che verranno fatte, alle decisioni che verranno prese dal Presidente, dal futuro Presidente. Che idea si è fatta della sfida proprio di questa sera in termini di pronostico, se non di auspicio? Ma è molto complicato in realtà cercare di capire come andrà. All'inizio appunto, quando questa serata è incominciata qui, sembrava, insomma, il clima era un po' pro Clinton. Adesso piano piano vedo che un po' la situazione sta cambiando, non saprei dire come andrà a finire. Non so se avete delle domande per Marta Grande, io veramente una ce l'avrei ancora da vai, fare vai. Comunque posso andare ancora con Marta Grande e comunque sull'atteggiamento diciamo di Grillo, per Grillo invece in una prima fase diciamo nei confronti di un candidato populista come Trump, perché invece da Beppe Grillo all'inizio c'era stata una manifestazione diciamo di simpatia per gli aspetti anti-establishment, se non ricordo più. Ma la nostra valutazione in tutta onestà è il fatto che Trump ha ben poco di anti-establishment, cioè un candidato del partito repubblicano considerarlo anti-establishment unicamente per la veemenza con la quale parla mi sembra un po' esagerato. Ha una politica estera che insomma è molto diciamo, non voglio dire provinciale, però molto ristretta, molto americana, molto interna, e però considerarlo anti-establishment, forse comparato alla candidatura della Clinton, però mi sembra un po' eccessivo. Infine un'ultima cosa, ci sono tanto c'erano delle presenze, c'era lei, c'era anche Roberta Lombardi che è passata qui, c'è stata Laura Castelli, insomma una delegazione nutrita del Movimento 5 Stelle, fa parte di rapporti che avete con l'ambasciata americana, insomma c'è un'attenzione rispetto al vostro movimento. Sì, ma noi come Movimento 5 Stelle abbiamo creato delle ottime relazioni con l'ambasciata americana, ma con tante altre ambasciate, partecipiamo a molti degli eventi ai quali ci invitano. Personalmente per me appunto, partecipare a questo tipo di eventi è sempre interessante, poi io ho una storia anche legata agli Stati Uniti, quindi insomma io ho studiato negli Stati Uniti, quindi insomma mi entusiasma sempre molto. Ero negli Stati Uniti quando ha vinto Obama, per cui insomma essere qui e vedere chi vincerà ora è interessante. Allora mi sa che la neutralità è difficile da mantenere allora in questo momento. Non so se avete delle domande per Marta Grande. No, ringraziamo Marta Grande, ringraziamo anche perché sappiamo che era andata via e è tornata apposta per noi e quindi le siamo due volte grati. Allora, però...